Questa settimana il venerdì dal sindaco fa tappa a Pancalieri, nella pianura pinerolese, al confine fra la città metropolitana di Torino e la provincia di Cuneo, paese reso famoso dalla coltivazione della menta, l'erba officinale per eccellenza. Ma non solo la menta, che vedete qua alle nostre spalle sotto la neve in questo momento, ma fidatevi, la menta c'è ed è la grande risorsa di questo paese insieme ad altre particolarità economiche e produttive. Ce ne parla naturalmente il primo cittadino. Luca Pochettino, sindaco di Pancalieri, quasi 2000 abitanti, ci fa una piccola carta d'identità del suo comune. Volentieri. Pancalieri è 2 anni e mezzo insomma che mi ha dato l'onore di diventare sindaco, è un paese coeso con una storia, era sostanzialmente una porta daziaria che portava tra il Savoia e il Marchesato. Quando poi i Savoia hanno consolidato il loro potere, Pancalieri si è poi strutturato come un vero e proprio paese e ha fatto fin da subito alcune operazioni anche legate al dominio della gestione delle acque, e questa cosa nel tempo ci ha portato la grossa fortuna di avere larga parte dei terreni, come dire, interessati da queste esondazioni. Il fatto che, un po' come il Nilo rilascia del limo e quindi rende soffici i terreni, ha permesso nel tempo, con un importante sviluppo dal 1800, delle erbe officinali. La regina delle erbe officinali, per cui Pancalieri è, direi, moderatamente famosa, è la menta, in particolare la menta piperita. Tant'è che a luglio, qui, quando si distilla con ancora qualche refolo su agosto, ci sono grossi profumi di menta e di lavorazioni. Però naturalmente non è solo la menta, perché tutte le produzioni erbacee hanno facilità a prosperare in questo tipo di terreno. Immaginate che con questi problemi avuti da Covid sono aumentate molto il consumo di tranquillanti, tant'è che a Pancalieri in questo momento la sta facendo molto da padrone la passiflora all'interno proprio di capsule e quant'altro. Il nostro territorio è fortemente legato alla produzione agricola, ha vocazione ancora agricola, abbiamo però 2 poli abbastanza importanti di artigianato, quindi capannoni e votati al produttivo, un po' all'automotive e ad altre produzioni comunque tipicamente artigianali, e così c'è stata questa diversificazione. Facile o difficile fare il sindaco di Pancalieri di una comunità così viva, che è famosa per il Viber, altre manifestazioni? È un'esperienza che credo tutti i cittadini dovrebbero fare per rendersi conto delle difficoltà e dello stare in questa posizione. Certamente un onore grande, una cosa molto bella. Certo, non farlo con Covid sarebbe stato forse anche più interessante, e questo ha complicato, anche se pare di no, ma è stato veramente una complicazione dai bilanci alle disponibilità, agli incontri, al poter fare delle cose ed essere molto concentrati su questo. E di questi giorni stiamo finendo delle aule da ridare per implementare diciamo così i servizi e a disposizione proprio delle associazioni. Abbiamo molte associazioni, immaginate che noi abbiamo una comunità per il 10% composta da persone che arrivano dal continente indiano, perché all'inizio l'agricoltura e poi la produzione comunque chiede manodopera, e quindi abbiamo anche riservato a loro uno spazio proprio per proiettarci verso il futuro. Quindi bello, non facile, soprattutto in questo periodo, però di grandi, grandi soddisfazioni. Lo consiglierebbe a tutti i suoi concittadini un impegno del genere, perché è formativo? Assolutamente sì. La morale e le prove a cui si è sottoposti, di pazienza, di comprensione, elevano secondo me molto. Tornando invece a quello che è un momento che speriamo quest'anno di poter celebrare a pieno, torneremo al Viverbe a settembre, ma abbiamo anche intenzione, essendo entrati nel distretto del cibo da non troppo tempo, sul quale puntiamo per il rilancio delle nostre produzioni tipiche che dicevo prima. Un'altra cosa a cui tengo a dire è che a Pancalieri siamo riusciti ad arrivare ad avere una maggioranza e una minoranza che collaborano strettamente, molto fortemente, e questo secondo me è stato un grosso vantaggio per quanto riguarda appunto il periodo impegnativo del Covid.